Ehi là ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Zelda Breath of the Wild. La scorsa volta siamo saliti sulla torre di Akkala. Sì, fortezza di Akkala, ci abbiamo messo 3 giorni per salire. Io purtroppo poi per un contrattempo ho dovuto chiudere la parte e non sono potuto andare avanti con l'esplorazione che c'è, ma abbiamo da fare un po' di cose. Perché appunto, ora che abbiamo trovato l'altra torre, possiamo esplorare tutta quest'area, tutto qua che costeggia il mare, e arrivare qui sopra. Poi ovviamente di qua mi pare che ci sia il colosso. Adesso non vorrei dire. Vediamo subito. Attivo la... Sì, ok, qua c'è il colosso. Che non, in realtà non so che territorio sia. Vedo della lava, quindi potrebbe essere quello dei Goron. Cioè lì c'è un vulcano, non ho idea. Anche perché ho scoperto più che altro che Irito... Ah no, potrebbe essere... No, la Gerudo è quello in basso. I Rito sono gli stessi uccelli di coso? Di Wind Waker. Adesso l'ho scoperto, cioè, non credevo in realtà, eh. Però a quanto pare così. Per cui, a parte le cose che circolano qua, che mi piacciono proprio un sacco, quei robi che girano. Abbiamo dei sacrari già in giro. Ne ho già beccati due. Ora, quanti ne dobbiamo fare più che altro prima di arrivare al prossimo dungeon? Là c'è un qualcosa che mi interessa subito. Ed è subito mio. Sì, questa qua è la fortezza di Akkala. Che a noi in realtà Akkala serve. Perché c'ha un centro di ricerca, teoricamente. Che adesso non vorrei che fosse quello in alto a destra, proprio nell'angolino, che è una base quadrata. Non vorrei fosse quello. Che ne interessa, perché... Oh, là c'è... Là c'è già un altro sacrario. Perché teoricamente noi dobbiamo vendere della roba loro. No, qua non ce la faccio. Aspetta. Io ho questi, già che ci sono, ne approfitto. E mi curo anche. Là per terra cosa c'è? Cos'è quel robo? Un ragno? No! Ma perché tutti sti guardiani? Beh, in ogni caso dovevano arrivare prima o poi perché sono stato... Cosa? No, Link, no! Ma io non ho cura. Partiamo benissimo. Eh già. Allora, riproviamoci. Magari, sapete cosa? Facciamo un po' più di tappe. Perché sennò mi sa che non ci arriviamo proprio là. Cioè, ci fermiamo qua. Da ste parti. A parte sti cosi si possono cavalcare. Io posso salire sopra uno di sti robi guardiani volanti, che cacchio sono? Tipo lo colpisco da sopra, lo uccido da sopra, no, eh? Poi io. Ok. Allora, ci fermiamo un attimo qua. Un'altra cosa che ho scoperto riguardo al fare le foto è che... Non ho fatto la foto, sapete a chi? All'ira. All'ira di Ganon dell'acqua. Eh già. Eh già. Sono un genio. Sono proprio un genio. Sapete quando dite devi fare le foto tu? Perché mi avete detto, per esempio, che... aspetta. Non mi ricordo chi. Aveva visto che c'era... Oh, cos'è quello? Ah, ok. Oh! Ma sta picchiando l'umano. Oh! Come sei messo? Lascialo stare. Dai. Tutto a posto? Oh, Chabi! Mi hai salvata! Immagino che ringraziarti. Ecco, prendi questa ricompensa. Essenza di mostro. Vabbè. L'espressione è stupita. Vabbè.
Senza di mostro, la creata Kilton, quello del chiosco dal mostro. Se lo usi per cucinare, dona al cibo un sapore eccezionale, prodotto in gran classe. Vedi interesse per i mostri e la faccia strana, bla bla bla. Vabbè, pensavo altro. Uno stagno a forma di teschio, ma non ho idea di dove si trovi. Qui ad Accala? Qui ad Accala c'è uno stagno a forma di teschio? Ah sì? Ah, forse è questo. Forse. Credo. Ci andremo tanto. Più che altro, non so se mi conviene esplorare subito la parte esterna e da qua entrare. Oppure esplorarla come cacchio viene e boom. Che è la cosa che probabilmente farò come al solito. Qua cos'è? Che sono i Lizard? Ah no, sono cespugli. Ah, mi sembrava un Lizard, forse. Ho detto, ma che cacchio? Qua alberi, bellissimo, mi piace un sacco questa zona. Ah, là il Lizard, forse, infatti. Guardalo, quello schifoso. Maledetti, te, la tua specie. Sentito, ciao. Ti ho sentito, vai tranquillo. Queste cascate in realtà mi ispirano un po', eh. Non vorrei dire, ma io ho una tunica per risalire le cascate. Poi ci sono dei pesci. Trota scossa! Scossa? Va bene! Risale? Ok. Vai. Bellissima sta roba. 3 giorni. 3 giorni però l'abbiamo risalita. Ottimo. E dove siamo? Oh, ok. Lì, quello là l'ho già segnato. Quello che avevo visto non l'ho segnato più. È un grande. Ma qua? Fermi un po', a parte quel Lizard Force lì. Ma sta. Ah beh, sono protezioni. Ah vabbè, niente. Sembravano quei. Piano. Quei. Tipo. Come si chiama? Stonehenge. Ciao ciao. Aspetta. Ecco. Oddio, ma posso romperla allora? Posso romperle ste cose? Ma perché non me le rompeva? Non me le ha mai rotte. Adesso me le rompe? Rompe? Perché? Dite che mi ha visto? Più o meno. Volevo sto spadone io. Se permetti. Ah no, forse queste si possono rompere. Ma quelle altre no. Qua non ce la farò mai. Meno che non salgo. Oh, ciao! Ciao amico! Cosa ho rotto qua? Ho rotto qualcosa. Ho un bordello di frecce. Oh, grazie. Grazie, ti voglio bene. Dove sto andando? Ah, sono sui monti. Ok.
bene. Sì, come ho detto prima, sto andando a casaccio. Quello là cos'è? Quello rosa. Che teoricamente è quello dove devo andare. Avevo già prenotato quel posto. Quella roba là cos'è? Ma dove che sono? Io non ne ho idea. Non so dove sono finito. Non so minimamente dove sia finito. Ponte di Sudaccala. Va bene. Cacchio. Cacchio. No, ma l'ho anche congelato. Non pensavo mi avesse visto in realtà. E poi ci pensavo di andare con le frecce elettriche. Ti prego, fammi ripartire da vicino. Ti prego, fammi ripartire da vicino. Grazie. Grazie, ti voglio bene. In realtà va bene anche con le frecce gelate. Cacchio. A parte che c'ha le frecce infuocate lui, e piove, ma non gli si spengono, solo a me si spengono le frecce infuocate. Cioè, questo qua è discriminazione proprio, eh. E adesso non vi cago. Fate quel cacchio che vi pare, io vado. Non l'ho visto, mi sa. Dove sei? Ah, non esci, eh? Non esci, eh? Sento un cavallo. Stai giù. Giù terra. Io mi ciapo il sacrare qua. Oh, lì c'è. Offerte. Offerte, offerte. Offerte, mele. Sbaglio sempre tasto. Opla. Circa. Posso aprire una bomba? Tieni. Buon compleanno. Dai, piano, ma. Giù. Cattiva. Oh, cacchio, ci voleva molto. Era una mela. Potevi anche appoggiarla, non è che dovevi tirarla. Poi mi rubo tutto. Allora ne ho visto un altro. Che è mio. Ottimo. Ottimo, zona mia. Ottimo. Dachishino. Siamo visto a 8. 8 cosi. Per cui 8 sono 2. Ne abbiamo 3 in zona. Se troviamo il quarto ne facciamo 3. Facciamo 3 potenziamenti. Abbiamo 50 cosi, quindi siamo a 2 noni. No, sto scherzando. Siamo a A, due... a un diciottesimo? Oh cacchio. Pellegrino, prova di forza. Oh, che bello. Che bello. Mi piacciono queste prove proprio a me. Sono proprio quelle prove belle che te dici, wow, non vedevo l'ora. Perlomeno ti dai i materiali. E forse devo fargli anche la foto a lui. Già che ci sono. E vabbè. Vieni qua che ti faccio una foto. Cos'è? Nano Guardiano 2.0? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire 2.0? Perché ci sono. Ah beh! Non intenderà mica.
Che quell'altro tipo era più grosso. E questo l'ho distrutto. Cioè l'ho devastato. Cioè, ma io queste robette piccole le spacco così. Però questa la voglio. Aspetta, mo. Cosa butto? Butto la clava. Ciao. Ciao, ciao. Prima guardavo le mini sfide. E noi dobbiamo ancora mostrare la spada da viandante al bambino. Perché quella volta avevamo lo spadone. E non va bene. Gran nucleo ancestrale mi piace. Quello mi sa che vale un macello di soldi. E dato che siamo anche qua vicino al tizio che li compra, che poi non ho capito se li compra o mi dà appunto qualcosa in cambio, è una cosa positiva. Forza. Se un mostro è troppo forte, non ti incaponire. Torna indietro e cerca un'arma migliore. Ma guarda, ma anche se non è troppo forte, torna indietro comunque. Vai tranquillo, che non li vado a sconfiggere nemmeno se. Oh, bello lui. Tu chi sei? Vabbè. Ce ne saranno di migliori, eh? Lupo razziatore. Ma aspetta, sbaglio o mi sta facendo la punta? Oddio, ho preso un colpo! Oh! Lupo di merda! Mi spacco tutti! Forza! Oh! Dai! Dai zitto, stai! Forza! Dai! Dai! Dove sei andato? Dove scappi? Schifoso! Cosa fai? Attacchi e fuggi? Eh? Maledetti! No, cacchio, non ho. Maledetti, schifosi! Attaccano e fuggono! Ma guarda te. Ma guarda te come. Te non lo fai, vero? No. Lei è buona. Non lo farebbe mai. Di poco. Di poco. E che cacchio. Ok. Sì. No, aspetta che fuggo. Aspetta che fuggo, no, scusate, non volevo. Non volevo, scusate. Aiuto. Ma chi spara quello? Oh, ma è pazzo? Oh, sta dando di matto. Dai, ma quell'altro è impazzito, spara a caso. Dai, ma cos'è? Cioè, ragazzi, sto registrando da 20 minuti, sono morto 5 volte. Quante volte sono? Che poi sono morto contro di loro. Cioè, boh, vabbè, questi qua son pazzi. Oh, ma guarda chi c'è! Chi è tornato? Aspetta, guarda che. Questi tizi mi danno la caccia. Fuori di testa! È pazzo! Era spettacolare! Arcolizza il d'acciaio! Oh, cos'è? No! 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 Lasciami stare! Che cecchinata! Oh mio Dio! Oh mio Dio, roba da matti! Cosa fai? Cosa fai?
vuoi fare? No, no, questa è una roba allucinante. Cosa tolgo? Togli questa, scusa. È stato uno dei momenti più belli. Ci ha sparato una freccia per il cavallo, per fuoco il cavallo, vabbè. Vieni qua, cavallo. Andiamo. E tranquillo, non ti prendo perché non sei Francesco. Non sei Francesco, non vali niente. Cos'è sta canzone? Sembra tipo una canzoncina da guardiano. Ah, cacchio. Volevo investirli. Oh, là ci sono dei punti belli. Cosa fa? Oh, stai calmo. Stai calmo. Questo sta dando fuoco a tutto. Pipistrelli piromani. C'è un sacco nelle vicinanze. Oh, vedi? Vedi, sta cosa mi piace. Sta cosa mi piace assai. Tranne quando non lo vedo. Da che parte sarebbe? Di qua? Teoricamente di qua. Ma dove? È nascosto anche questo? Perché praticamente le sfide di Sacrari, tipo quella non calpestare i fiori o quella dei tre cedri sulla montagna, sono sfide che te li fanno apparire dopo. Dovrebbe essere da questa parte. No, aspetta. Sono perso un pezzo. Aiuto. Mi sono perso un pezzo. Cioè, il sacrario mi sono perso. Oh, che bello che sei. Ciao. Resta pure là dove sei. È qua in giro? Cos'è che c'è qua? Oh, cacchio. Cacchio, cacchio, aspetta che mi devo curare, va là. Cosa c'è? Chi vi ha svegliato la mucca là? No, non mi puoi vedere te. Te non mi puoi vedere proprio. Dormi. Allora, prova un attimo a scalare qui. Dov'è? Qua dietro? No, 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 oh, vai piano. Vai piano, non è che devi buttarti così, eh? Capito che c'è il sacrario, ma dove? Che cacchio sta? Dove cacchio sto?
Qua vuoi che non ci sia un Sassarok? Cioè mi danno un martello di ferro? Perché? Perché? Io ci spacco queste tanto. Cioè, be bello, roba gratis però. Perché? A parte la miriade di rocce che ci sono qua. E mi puzza un po' sta cosa delle rocce, eh? Che magari c'è qualcosa da fare. Cosa devo fare io con queste rocce? Qualcosa devo fare. Qui c'è una corrente. Da qualche parte, eccola. Perché? Perché tutte ste rocce? Mi metterei a spostarle tutte. Però serve la stasi. E vanno fatte una alla volta. Ci metto tre giorni. Puzzano un po', eh. Ciao. Sì, vabbè, ma questi qua sono introvabili. Cioè, se poi me li metti. Un conto è se me li mettevi negli stagni. E vabbè. Ma se li butto in giro così. Ciao, cinghiale. Vabbè. Si è buttato. Fatto da solo. Sai che stava l'accampamento di quegli altri zingari? C'è un martello di ferro. Oh, grazie. Mi sono spariti davanti. Vabbè. Vabbè. Ragazzi, di fatto che c'era un sacrario davanti alla faccia? C'ho un sacrario davanti alla faccia. E non lo trovo. Qualcuno spiega? Ma dove cacchio sta? La preghiera di Ah, ha Mivok. preso un colpo. Puoi usarla quando vuoi. Va bene. Posso pregare adesso per trovare il burrone lì. Il sacrario? Funziona lo stesso? No, vero? Io intanto prendo robe. Che male non fanno. E se in realtà preferirei il sacrario. Allora, facciamo una cosa. Dobbiamo andare al centro di ricerca. Dobbiamo trovarlo sto centro di ricerca di Akala. Bra. Oh, qua c'è gente. Ah. Dormite un po'. Quello lì c'ha tipo. C'ha un. Un boomerang lethal force quadruplo. Cos'è? Ciao amico. Porca miseria! Ok, ma visto, mi sa. Mi sa che non funziona con lui questa roba. Che? Maledetto, sei sceso apposta? Sei sceso apposta te? Martellate li prendo. Anzi, a spadate. No, no, Link.
C'avevo una cavalletta Vigor, maledizione! Maledizione! Ops! Allora aspettate, calmi. Calmi, 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 calmi. Aiuto! 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 Sali un attimo. No! Che ci fa lui qua? Vai via! Vai via! Questa è la mia base adesso. Ok, scrigno. Arco Silvano. Ma chi se ne frega come si chiama? Non mi interessa. Oh! Calmi tutti. Io devo fermare quello grosso. Questo qua deve morire. Stai zitto. Zitto. Aspetta, 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 aspetta. Che battaglione. Ok, spadone si è rotto. Male. Ci do con le fiamme. Ah, io vi incendio tutti. Quello là è il più grosso. Per cui va. Guardalo, guardalo, guardalo. Cacchio! Ah, ok. Pensavo si potesse proteggere anche tipo anche dove non colpivo. Spadoni di fuoco. E mi dispiace. Questo cos'è? Lizzlumerang triplo! Ci avevo visto bene, ci avevo visto. Scudo Lizzl d'acciaio! Quello è ancora vivo? Vabbè. Oh, hai sbagliato giorno, mi dispiace. Bravo, accasciati delicatamente. Bene. Sono contento di questa performance. E allora, cosa butto? Io ho uno scudo lì da prendere che è devastante. Pescatore. Sai che gli ho già fatto la foto poi. A questo no. Ok. E me lo ciapo pure. Poi qua c'era l'arco triplo. No, l'arco Silvano era? Sì, era l'arco Silvano. Che in realtà non so che cacchio mi possa servire. Cioè fa 15x3. 15x3 è tanta roba, eh. Anche se io ancora non ho trovato quel cacchio di robo.